Ed ora parliamo di Van Gogh, perché c'è l'ultima scoperta di Antonio De Robertis, lo studioso italiano che da una vita si occupa della storia di questo grandissimo pittore, Van Gogh, appunto, con attività di ricercatore insieme al suo assistente Emanuele Della Bella. Già li abbiamo conosciuti, e anche Emanuele è un ricercatore. E questa volta sono risaliti all'identità della cosiddetta Musmé, il ritratto di una giovane ragazza seduta, questa ragazza che indossa una casacca decorata a righe verticali blu e rosse, un'ampia gonna a pois e stringe in mano un ramo di oleandro. E questo quadro di Van Gogh è appunto adesso, grazie alla scoperta di Antonio De Robertis e Emanuele Della Bella, si risale al nome di una ragazza. Se volete potete leggere l'articolo sul mio sito Cronache Cult nella sezione La stanza di Van Gogh, che è la sezione dedicata ad Antonio De Robertis. Però ora ne parliamo con lui direttamente, perché è al telefono con me. Pronto, Antonio? Sì, ciao Nicola. Ciao, che piacere. Un caro abbraccio e un caro saluto. Cioè, abbraccio in questi momenti non è... No, però virtuale. Un colpo di gomito, di pugno a te, a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, anche da parte di Emanuele. Grazie, perché... grazie. Però un abbraccio virtuale si può, dai, ecco, facciamo sì, finta. Sì, ci mancherebbe... Senti, prima di parlare allora... di Van Gogh, io voglio sapere come stai, perché mi hai detto che sei in quarantena a causa del Covid, è finito, ma sei stato... racconta un po'. No, sono in quarantena da domenica scorsa, perché è venuto qui mio figlio con la nipotina, va bene, e poi lunedì abbiamo saputo che la nipotina... aveva fatto un tampone ed era risultata positiva. Orca. Quindi con tutte le conseguenze, classe chiusa, e poi adesso tra l'altro ieri anche l'altra nipote, che è la sorella, la Sofia, che fa la terza media quest'anno, anche lei è risultata positiva. O stanno facendo il tampone proprio oggi e devono avere la risposta. La cosa pazzesca è che qui ci troviamo di fronte a una specie di gioco dell'oca, no? Nel senso che noi siamo stati messi in quarantena per 14 giorni, cioè sia mio figlio, soprattutto la mia nuora e le due nipotine, ma poi alla fine, siccome erano stati qui, siamo stati allertati anche noi, siamo qui fermi fino a domenica prossima. Però io e mia moglie non abbiamo niente, ecco, volevo sapere questo. Cioè, è una forma solo precauzionale, non ci hanno chiesto di fare tampone, non ci hanno chiesto niente, stiamo benissimo di salute, anche tra 15 giorni ce ne vorremmo pure andare in montagna se liberano le regioni, no? Sai che stanno aprendo, perché non se ne può più di questa vita reclusa, no? Anche se ha dei vantaggi positivi tutto sommato, no? Per esempio queste scoperte di questi giorni, ecco, perché avvengono? Perché sta in c'è casa, tanto tempo a disposizione, non c'è niente da fare, e tu come sai io mi diverto come un pazzo a fare ricerca. E poi adesso c'è anche Emanuele, anche lui c'è questo continuo scambio di opinioni e di scoperte reciproco, va bene, ci si aiuta un po' a portare avanti questi argomenti. Certo. Mi dispiace perché lui in questi giorni lavora e quindi praticamente lo tormento un po' con tutti questi messaggi così improvvisi, perché le idee, sai, vengono, scaturiscono così una dietro l'altra, no? Certo. Questo è un terreno molto insidioso e è facile prendere anche delle cantonate, ci sono delle rassomiglianze fra le persone strepitose, no? Certo. Per cui tu porti avanti un certo discorso, magari ti trovi sbarrata la strada da una somiglianza di una persona che lavorava anche lei in quel periodo. Ecco, raccontaci un po' com'è iniziata questa storia affascinante, perché io l'ho detto all'inizio, però è meglio che spieghi tu. Volevo cominciare con una battuta. Dimmi. No? Tu dici Antonio De Robertis ed Emanuele Della Bella.
sembriamo Don Chisciotte e Sancho Panza. che leggo prima. siccome so che tu appunto... Leggo prima di voi. Sono anni oramai, no? sì, finirò. Quella è una sfida col tempo, sai, questi giochi che a me piacciono. Noi due siamo uguali. Don Chisciotte e Sancho Panza. Esatto. Mulini a Vento, nel senso che, sì. Anzi, io pubblicamente ti ringrazio davanti a tutto il tuo pubblico, no? Grazie. Perché sei veramente una persona deliziosa, nel senso che sei l'unica, devo dire la verità, che in questo momento ci dai una certa visibilità, no? Perché Sì, ogni tanto ti chiamo perché so che... No, ma te l'ho già detto anche una volta, sì. il tuo cronache cult sì. Praticamente è in rete, no? Tramite sì, Google, sì, sì. Viene, come dire, non so, pescato, hanno questa specie di rete che pescano, però giustamente, come dicevamo ieri, nel titolo bisogna mettere Van Gogh. Van Gogh, allora, certo, perché... c'è questa rete che pesca da tutto il mondo quello che è su Van Gogh e lo mette in onda, no? Diciamo, e quindi è già è importante, perché lo dicevo anche prima Emanuele, non è che tu devi digitare Della Bella De Robertis per arrivare logicamente, uno in Brasile mica si sogna il cognome De Robertis o Della Bella, no? Sì, esatto, cioè, ma basta digitare solo la parola Berlatier, sì. Berlatier, sì. Oppure Musmé Gog, sì. No? Sì. Che, qualunque, adesso per esempio c'è questa asta, lo sai, l'1 di marzo, no? Della Christie's, per questo disegno che è, come dire, legato alla storia della Musmé, no? Sono un disegno che forse verrà battuto a un prezzo esorbitante, si parla di più di 10 milioni di dollari, è una cosa spaventosa per un foglio di carta, per un disegno, no? Ed è tutto legato a questa cosa. In quei giorni lì, magari ci saranno persone in tutto il mondo appassionate che vogliono saperne di più sulla Musmé, vogliono saperne di più su Gabriel Berlatier. Non è che devono passare da De Robertis o da Della Bella, digitano proprio il nome della persona interessata, sì. Sì. E viene fuori anche il nostro articolo. Il nostro articolo del mio giornale, piccolino, però, però... Google va in tutto il mondo o sbaglio? Certo. Io vedo che per esempio su Van Gogh a me arrivano le notizie in tutte le lingue, no? Turco, sì. Cinese, americano, inglese, eccetera. Evidentemente anche le nostre vanno all'estero. Sì, certo. Che si fermano purtroppo, però, ecco, non è in inglese il mio sito. Però oggi si può tradurre col traduttore, anche il traduttore. Con il traduttore. Sì, sono migliorati rispetto a qualche anno volta. Fa. Esatto, perché bisognava ritradurre ancora, no, in italiano. Sì, ma difatti io molto cautamente, cioè una volta mandavo e traducevo io con Google, col traduttore Google, però all'estero mi prendevano per un analfabeta inglese. Allora furbescamente ho detto no, basta. Ora, no. Io faccio fatica a fare le mie ricerche, ragazzi, certo. Fate la fatica, ve lo fate tradurre, se l'argomento mi interessa, non vedo perché devo passare io per ignorante, io ve lo mando in italiano, certo. dove credo di essere abbastanza bravo anche nel spiegare le cose con chiarezza. E voi, se volete leggervelo, fatevelo tradurre. Esatto, fai copia e incolla, lo metti nel traduttore a posto. Oppure con il tasto destro, tante volte anch'io quando leggo i testi in inglese, tasto destro, adesso si può, ma traduci in italiano. Bellissimo, bellissimo. Traducono bene, sì. Immediato, incredibile. Sì, sì, meno sì, male. Sì. Meno male. Adesso torniamo un po' nell'albero. Sì, sì, torniamo a questa storia veramente affascinante. Perché, fa parte anche di un episodio, no? Importante tra Gauguin e Van Gogh. Certo, però raccontala tu che... Adesso non è uno scherzo, ma il litigio fra Van Gogh e Gauguin, sì, è stato un atto tragico personale fra due persone che non la pensavano allo stesso modo, ma ha influenzato questo loro litigio anche praticamente tutte le sorti dell'arte moderna successiva, no? Caspita. Perché l'arte moderna è diventata strabica dopo Gauguin e Vincent, nel senso che da una parte ha preso la strada dell'espressionismo, cioè questa pittura nervosa che ha portato anche all'espressionismo astratto, se vogliamo, sì, con le conseguenze fino a De Kooning, eccetera,
dell'arte americana recentissima, no? Dall'altra parte ha portato, se vogliamo, a un altro tipo di astrazione, a una pittura più ragionata, più matematica, diciamo, no? Sì. Ecco, così, e quindi è molto importante sapere il perché questi due uomini hanno litigato. Ecco, finora però sì, c'erano due o tre ipotesi in campo, no? Alcune anche molto suggestive, no? Ecco, per esempio l'ipotesi che Gauguin avesse, questi sono due studiosi tedeschi, mi sembra nel 2007, tirarono fuori la faccenda che durante il litigio Gauguin avesse con la spada o col fioretto reciso improvvisamente l'orecchio di Van Gogh, cosa sì, abbastanza ridicola, devo dire. Sì, mi ricordo, ne avevamo parlato anche una volta. Sì, innanzitutto Gauguin era uno schermidore, no? Uh-huh. Era un fiorettista, però, quanto ne so io, per quanto ne so io. Per cui con un fioretto tagliare un orecchio a una persona mi sembra una cosa assurda. Poi anche in se stessa è una cosa accampata un po' per aria. E questo però ha avuto molto riscontro all'epoca, in quel periodo lì. Poi immediatamente dopo è venuto fuori invece il mio amico Martin Bailey, questo studioso molto apprezzato su Van Gogh, che ha dalla sua, per sua fortuna, la stampa dietro, perché ogni cosa che scopre, ogni cosa che dice, immediatamente viene, come dire, rilanciata in tutto il mondo, no? Cosa che purtroppo io non ho questa fortuna. Va bene. E lui asseriva, per esempio, che Van Gogh si è tagliato l'orecchio quando ha scoperto da una lettera che gli è arrivata da suo fratello il 23 dicembre che lui si era fidanzato ufficialmente, va bene, aveva avuto, come usava all'epoca, il benestare dalla mamma, Theo, eccetera, e quindi Vincent si sentiva mancare la terra sotto i piedi, perché dice: se qui, se mio fratello si sposa, io i soldi a me per tirare avanti chi me li dà? Insomma, certo, finora ho vissuto col suo aiuto, no? Sì. Anche perché, come abbiamo detto altre volte, Nicla, sì, non è che suo fratello gli dava poco, eh? Insomma, prendeva 150 franchi al mese, in tre tranche di 50 franchi ogni 10 giorni. Tu pensa che il postino Roulin, che sì, aveva una famiglia da mantenere con tre figli giovani, piccoli, e la moglie che non lavorava, prendeva 120 franchi al mese. Orca. Non diciamo sempre che Van Gogh è stato un uomo sfortunato, un uomo che ha dovuto lottare con la fame, sono tutte palle queste, messe in giro così per creare questa aura di vita, esatto, dal quale io cerco, dall'inizio della mia carriera, sì, ho sempre cercato di scrostare questo mito addosso alla pelle del personaggio, no? Sì, 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 sì. L'ho braccato giustamente nella sua verità, nella sua realtà. Sì. Quindi questo si è rivelato non vero, neanche questa ipotesi, no? Sì. Che si regge soprattutto su una busta di lettera che si vede, si intravede in uno dei quadri Una natura morta che Van Gogh fece subito dopo il taglio dell'orecchio, i primi di gennaio del 1889. Conosciutissima questa natura morta, con una bottiglia, la bugia di Gauguin, no? Sì. Con la candela. Con la candela. E il libro della Santé, questo manuale per la salute, eccetera. E in basso a destra del quadro si intravede questa lettera, che è abbastanza, perché Van Gogh era molto preciso nelle sue cose, non era un pazzo come la gente pensa, perché uno che ti arriva a mettere su in un quadro dove la lettera è già un francobollo di suo, no? Come visibilità, sì, e ti mette addirittura sul timbro il numero 67, che era il codice postale di Parigi, va bene? Quindi è vero che la lettera arrivava da Parigi, ma a Parigi c'era anche Gauguin all'epoca che scriveva a Van Gogh, certo, non c'era solo Theo, quindi le cose vanno anche viste con molta accuratezza e con molta circospezione, certo. E quindi, per quanto mi riguarda, io l'avevo già contestato anche bruscamente, se vogliamo, questo mio amico di Londra,
questa ipotesi, no? Va bene. E, però adesso prende piede proprio la storia amorosa, diciamo, se vogliamo, no? Cioè questa ragazza di 18 anni che a un certo punto, non lo so, viene prima conosciuta da Van Gogh attorno al maggio, diciamo fine aprile, primi di maggio dell'88. Sì. Va bene. E come viene conosciuta? Viene conosciuta perché un suo amico pittore che si chiamava Christian Murier Petersen. Che era ad Arles dal 1887, dal novembre dell'87, quindi già un anno prima di Van Gogh, già un anno prima, quindi conosceva anche un po' meglio l'ambiente, eccetera, e aveva conosciuto questa ragazza, va bene, e le fa un ritratto. Questa ragazza non ha un nome, perché il ritratto è intitolato ragazza proveniente da Arles, ragazza di Arles. E io non sapevo dell'esistenza di questo quadro di Murier Petersen. E quando è che l'hai saputo? L'ho saputo da questo articolo sempre del mio amico Martin Bailey, che annunciava su Lernungspapier, perché lui è uno degli autori, diciamo, dei giornalisti specialisti di Van Gogh su questa rivista. Che poi c'è scritto anche nell'articolo, l'avevi scritto nell'articolo, adesso non ce l'ho davanti. L'articolo, però mi ricordo questo nome, l'avevi scritto proprio. Lui inserisce questo ritratto di una ragazza anonima, va bene, e quindi non si sapeva ancora niente. Io cerco di indagare, cioè lui dice nell'articolo che probabilmente potrebbe essere anche la musée del quadro di Van Gogh, no? Ma lo dice così en passant, senza una grande convinzione, così. Io mi sento in dovere, come sempre faccio, di approfondire. Ma il dovere è un piacere di andare a fondo nelle cose, e a un certo punto scopro, non so come sono arrivato a Gauguin, non lo so, insomma, scopro un ritratto di ragazza fatto da Gauguin, va bene, nel gennaio del 1889, appena tornato da Arles a Parigi insieme a Theo, dopo il fattaccio del taglio dell'orecchio. Sì. E questo qui è esattamente il quarto quadro che Gauguin fa o rifinisce meglio a Parigi. Forse lo data 1889, e questo trae in inganno, perché non sempre i pittori danno loro il titolo ai quadri. I quadri vengono anche, soprattutto dai catalogatori, in base all'argomento si dà un titolo al quadro, no? Sì. In base alla data si dice se il quadro è dell'89 non può essere di Arles, quindi questa è una ragazza breton, questa è la conclusione. Ma il titolo che è ragazza breton, se tu vai a vedere in tutti i siti adesso, internet eccetera, viene detto che il titolo è ragazza bretone, ma invece non è bretone, no, perché si vede proprio la somiglianza tra le due. L'hai visto anche tu, no? Guarda, c'è una fisionomica talmente molto vicina. Io l'ho detto anche a Emanuele, ne abbiamo discusso molto su questa cosa qui. È veramente inconfondibile la fisionomica di questi due quadri, no? Sì, non può che essere la stessa persona. Sì. Ecco. E allora, partendo da questo dato di fatto, sono andato a rivedermi un documentario della BBC che faceva vedere le scoperte che aveva fatto una certa signora inglese, Murphy si chiama di cognome, sì, che ha vissuto tanti anni ad Arles e si era messa in testa di determinare chi era Gabriel Berlatier, no? Eccola. Infatti questo nome ricorrente, infatti Gabriel Berlatier. E cosa è successo? Che andando proprio a confrontare, diciamo, il ritratto di Petersen con il ritratto di Gauguin, mi sono chiesto, ma questo qui, Gauguin, come mai poche settimane appena arrivato a Parigi. Si mette a fare il ritratto di una ragazza di Arles? È una cosa abbastanza strana.
una ragazza di Arles che il pittore Petersen aveva già diciamo fatto l'anno prima e che il buon Martin Bailey associa alla Musmé. Alla no? Musmé. Mm. Allora ho detto, secondo me questa signorina, questa ragazza è senz'altro la famosa Gabrielle Berlatier di cui si parla nel libro di questa signora Murphy, che è arrivata a determinare, secondo lei, no? Sì. Che Van Gogh portò il suo orecchio mozzato, sì, la notte, alle 11 di notte del 23 dicembre 1888, avvolto in una carta di giornale a una ragazza che si chiamava Gabi, che lavorava nel bordello, nel locale, sì, nel bordello locale frequentato regolarmente da Van Gogh e da Gauguin, che tra l'altro poi lo frequentavano più per fare schizzi e hanno fatto un paio di quadri che per altri motivi, sì, diciamo, più idonei. Anche perché magari le signore lì o signorine si mostravano senza problemi, ecco. Questo è da dire una cosa, che andando avanti nelle ricerche, sì, cosa è successo? Che questa signora Murphy si è trovata in un momento anche di difficoltà, perché incontrando nelle sue ricerche, alla fine era arrivata ai parenti di questa Gabrielle Berlatier, uh-huh, va bene, e i parenti le avevano detto, sì, diciamo la nostra antenata lavorava presso questo bordello qui, sì, non faceva la prostituta, era lì poverina come donna delle pulizie, ecco, va bene, ecco, come donna delle pulizie. E perché? Perché così giovane, 18 anni, era partita dal suo paesino al Mas di Faravel, a Moulet, che è un paesino a 10 km da Arles, praticamente, per andare a lavorare ad Arles. È saltata fuori anche un'altra storia, che nell'8 gennaio del 1888, quindi diciamo circa un anno prima, sì, all'inizio dell'anno in cui poi dopo è successo il taglio dell'orecchio, questa ragazza qui è stata morsa nell'aia del suo paesino, perché suo padre era coltivatore, sì, è stata morsa all'improvviso da un cane rabbioso, e stava per morire al punto tale che per diciamo tamponare l'infezione immediatamente le misero un ferro da stiro bollente sul braccio e riuscirono a cauterizzare il braccio, certo. E però rimase tutto bruciato, il braccio scarnificato quasi, no? Ma non fu sufficiente, dovettero portarla a Parigi all'Istituto Pasteur, che per fortuna esisteva l'Istituto Pasteur, perché come sai, certo, Pasteur è dal 1885 che ha fatto le sue scoperte, tre anni prima, e aveva attivato questo istituto per la difesa e la cura di queste tremende, sì, il vaiolo, ma anche questi morsi di animali, sì, altre malattie, eccetera. Quindi questa ragazza viene portata dai parenti, che era una famiglia povera di contadini, voglio dire, tu puoi immaginare il costo di un viaggio a Parigi, immagino, magari col padre e la madre, poi stare lì dei giorni, perché fu ricoverata per dei giorni, le cure pazzesche, questi poveretti si mangiarono fuori tutti i risparmi, al punto tale che lei si sentì in dovere, anche forse spinta un po' dai genitori, essendo anche, da quello che mi risulta, la maggiore di 5 figli, va bene, subito dopo tornata, un mese dopo, da Parigi, guarita, e andò a darla a trovarsi un lavoro. Un lavoro, certo. E trovò questo lavoro di domestica, praticamente, prima al Café de la Gare, il Café della Stazione, sì, che era gestito poi dai famosi coniugi Gilles, di cui conosciamo soprattutto la moglie, no? Sì. Che è l'Arlesiana, la famosa Arlesiana, di cui Van Gogh ha fatto due versioni, che poi una è falsa. Vabbè, qui le cose, come sempre, si allargano di dismisura, si espandono. Esistono di questo quadro, di questa signora, di Van Gogh, due versioni della prima stesura, sì, va bene, del dicembre, novembre-dicembre dell'88. E poi quattro versioni riprese da un disegno di Gauguin, fatti però all'inizio del 1890, quindi più di un anno e mezzo circa dopo. Dopo. No?
E quindi ci sono dei documenti, oltre a esserci, è stato trovato da Martin Bailey, questo per la verità, il documento del certificato medico del ricovero della ragazza a Parigi, sì. È stato trovato, e l'ha trovato Martin Bailey, perché la signora Murphy, quando ha scritto il libro, aveva preso l'impegno con la famiglia della ragazza di non citare nome e cognome della ragazza, okay. Va bene? Di stare sul generico. Ah, okay. Invece Martin Bailey è stato più spregiudicato col suo giornale, e è andato proprio all'Istituto Pasteur, sfrugugliando fra i documenti dell'epoca, ha tirato fuori questa giornalista. Lui risulta nome e cognome, esatto. Risulta posto dove è nata, risulta l'età, risulta tutto praticamente, e lo no? Troviamo c'è la foto anche sull'articolo, non nell'articolo che abbiamo pubblicato, sì. Ecco, quindi chi vuole può vederlo, abbiamo l'immagine. E poi la Murphy mette anche due fotografie nel documentario, dove ecco il documentario. E lì abbiamo, con Emanuele, cercandolo viso per viso, abbiamo trovato che effettivamente esiste una donna nelle due fotografie che assomiglia molto alla Gabrielle. Quindi qual è il nostro, per dire, l'apporto che abbiamo dato io e Emanuele a questa storia, a questa vicenda? È stato quello di aver dato, a parte un nome e cognome, ci ha pensato Martin Bailey. Noi abbiamo dato proprio un viso a questa persona qui, non solo confrontando due quadri fatti da due pittori diversi, ma anche fotograficamente, rintracciare nella foto chi era, no? Sì. E questo non è una cosa da poco, in questa vicenda. Sei specializzato in questo, devo dire sì, che sì. Poi l'evidenza, perché questa ipotesi che Gauguin e Van Gogh abbiano cominciato a litigare fra di loro per questa ragazza, poi non si può sapere se in effetti erano innamorati tutti e due della ragazza, oppure se Gauguin, che era un uomo molto spregiudicato, alle volte ai limiti della pedofilia, diciamo la verità, ai limiti della pedofilia, è risaputo che andava anche nelle isole con questa negretta, no, ma prima ancora di andare alle isole, proprio a Parigi aveva conosciuto questa giovanese, no, di cui fa anche un ritratto di lei nuda su un divano, su una poltrona, e se la portava in giro, ma aveva 13 anni questa donna, insomma, una bambina, una ragazzina. Ma poi quando abitava anche nel 1894 in Rue Vercingétorix a Parigi, in un cortile dove abitavano poeti, artisti, scultori, musicisti, eccetera, aveva conosciuto questa famiglia Mollard, va bene, anche qui non posso allargarmi perché sennò non andiamo più. Un'altra volta. Questo Mollard qui era un musicista dilettante, ma di molto, come dire, prestigio, no? Di molto talento. Aveva la moglie danese scultrice, e aveva una figlia che si chiamava Judy Gérard, e qui si aprirebbe un altro capitolo, e quella che aveva fatto Gauguin, aveva lasciato lì da loro il ritratto di Van Gogh, che Van Gogh aveva regalato a Gauguin, va bene, lei ne fece una copia, mettendo sotto però giustamente copia da me fatta, dall'originale, meno male. E però nel 1901-1902 passò di lì un certo Amédée Schoufnecker, se lo fece vendere per 100 franchi questa copia, e lo trasformò in un falso insieme al fratello, no? Genio del male, questo Schoufnecker. Magari i tuoi spettatori gli sto confondendo la testa, perché siamo passati un po', però ritorniamo un po' della discussione, esatto. Oggi abbiamo gli strumenti per affermare che questa brutta storia che successe fra Van Gogh e Gauguin
al 90% fu determinata da questa ragazzina, ecco. Da questa ragazza. Dopodiché, che entrambi fossero innamorati della ragazza, o che Van Gogh, che secondo me le voleva bene, perché aveva saputo che aveva avuto questo discorso, questo, del braccio, esatto, eccetera, eccetera. Questo. Magari aveva scoperto che Gauguin, che risulta poi dal ritratto che le ha fatto, no? Quindi avendole fatto il ritratto, che è partito a darle il ritratto, poi rifinito a Parigi. A Parigi, esatto. Magari, essendo quel volpone che tutti noi conosciamo, magari si fosse anche approfittato di questa ragazzina, di questa ragazza, magari scoperto anche da Van Gogh all'improvviso, perché il ritratto viene fatto nella Casa Gialla. Sì. Questo è il discorso, no? Sì. Quindi può essere successo, noi non sapremo mai la verità, perché ci fu come sono tutte ipotesi, di... certo. Sì, ci fu, sì, un patto del silenzio anche fra Gauguin e Van Gogh di questa vicenda, non ne parlano mai nelle lettere, niente. Anche Gauguin nei piccoli libri che scrisse successivamente, no? Anche da Tahiti, di memorie del passato, eccetera, eccetera. Però fatto sta che se Van Gogh la sera del 23 dicembre si prende un orecchio, si taglia un orecchio, se lo prende lo incarta, va bene, e poi va la ragazza e gli dice questo qui è un regalo per te, tienilo preziosamente, è chiaro che qualcosa deve essere successo, voglio dire. Qualcosa di drammatico. Non è, che uno porta il suo orecchio alla prima ragazza che passa per strada. Cioè, era una ragazza che lui aveva ossessivamente in mente in quei giorni, e l'aveva ossessivamente in mente anche Gauguin, dato che a Parigi, un mese dopo, va bene, finisce il ritratto di questa ragazza. Sì. Questa è la grande scoperta che abbiamo fatto con Emanuele. No? Ecco, grazie ai filmati anche della sì, Bibbia. Sì. Esatto. Che però devo dire che nei particolari purtroppo sono un po' sfocati. Però ecco, c'è tutta la famiglia, e tutta insomma ricostruzione. Sì, sì. La ricostruzione appunto della famiglia di questa ragazza. Adesso lei ci si comporta anche un po' ipocritamente da parte della famiglia, da parte della Murphy, diciamo, questa scrittrice, no? Sì. Che poi si era improvvisata come studiosa di Van Gogh, perché non aveva fatto niente prima, però insomma bisogna darle merito a questa donna che 7 anni di ricerche, un database eccezionale di migliaia di persone che abitavano ad Arles all'epoca, di cui fa un resoconto persona per persona. Quindi è abbastanza attendibile nelle sue. Il fatto che lei sia arrivata, questa Gabrielle Berlatier, nel bordello, che lavorava nel bordello, ma come ripeto, non credo che l'abbia dovuto dire per accontentare i parenti, perché a 18 anni a Parigi nell'Ottocento non si poteva lavorare, anche volendo pensare malignamente che lavorasse come prostituta nel bordello. Aveva 18 anni e la legge all'epoca diceva che prima di 21 anni non si poteva avviare va bene, le donne alla prostituzione. Ecco. È vero anche una cosa, che arrivò una lettera anonima al commissario d'Ornano, adesso io non mi ricordo, che poi è quello stesso che andò a trovare Van Gogh a letto la mattina dopo con l'orecchio insanguinato dappertutto, eccetera. Sì. Va bene, si sa per certo che questo Donano ricevette negli anni precedenti, credo, una lettera anonima in cui qualcuno gli diceva di stare attento, perché in quel bordello lì facevano lavorare anche ragazze che avevano meno di 21 anni. Ah, ecco. Questo è. Però non c'è niente di sicuro. Adesso però non è importante rimangare in questo senso, però aver scoperto che questa ragazza qui aveva una enorme importanza in quel mese lì per questi due personaggi, per Van Gogh e per Gauguin, ha aperto degli squarci nuovi che poi bisognerà anche, come dire, studiarci su, magari approfondire meglio, eccetera, eccetera. Certo. Ma non è pensabile che abbiamo preso una cantonata. Ecco, perché i due ritratti sono veramente... No, c'è una somiglianza incredibile. Sì, sì. Incredibile. Su nessuno dei due ritratti c'è un nome. Non si sa se fosse Gabrielle Berlatier.
Guarda, io adesso volevo dire un attimo Musmé cosa volesse dire, insomma cosa vuole dire, perché uno se lo chiede, dice ma chi è il nome, non il nome, non è che si capisce bene. E siccome sono andata su Wikipedia e lo dice proprio Vincent van Gogh, dice una Musmé è una ragazza giapponese provenzale, in questo caso dai 12 ai 14 anni. Quindi anche questo insomma ti dice che non può essere una prostituta, anche perché dal ritratto proprio si vede che è una ragazzina giovane. Sì, no, attenzione Nicola, che qua ti devo precisare, io nell'articolo dico che non sono tanto d'accordo con Bailey, che dice la ragazza ritratta da Peterson è la Musmé di Van Gogh, e la Musmé di Van Gogh non è Gabriel Berlatier, Attenzione, se no qui facciamo confusione. Sì, infatti. Sono due persone completamente diverse. E forse dalle mie ultime indagini di poche ore, di pochi giorni fa, forse non sono neanche parenti. Ah, ecco. Non sono neanche parenti. Perché la questione è questa. Allora, Peterson conosce questa ragazza, poi conosce anche Van Gogh. Quindi la ragazza viene conosciuta anche da Van Gogh. Giusto? Sì. E la ragazza lavora al Café de la Gare, siamo nel maggio del 1888, lavora al Café de la Gare. Come mai Van Gogh proprio in quei giorni lì decide di abbandonare l'Hotel Carrel, dove era stato da appena arrivato ad Arles, perché costava troppo, va bene, e non era contento del principale perché non voleva che lui tenesse i quadri in camera, eccetera, eccetera. E proprio nello stesso periodo in cui conosce Van Gogh, tramite Peterson, conosce questa ragazza, decide di cambiare casa. E dove va? Va praticamente in una camera del Café de la Gare, perché affittavano anche i vicini, sì, affittavano anche delle camere, e si può dire che lo stesso giorno addirittura prende in affitto la Casa Gialla, sì, da ristrutturare, eccetera, eccetera. Quindi da maggio a settembre abita lì nel Café de la Gare e poi si trasferisce nella Casa Gialla, che usa però anche precedentemente, prima di andarci ad abitare, la usa appunto per fare come atelier, per fare i ritratti, dove ha fatto proprio la Musmé, no? Sì. E quindi arriva lì. Adesso è arrivato lì, sappiamo che ad affittare l'appartamento, la Casa Gialla a Van Gogh è stato un certo droghiere, va bene, adesso non mi rifulie, mi sembra, non mi ricordo il nome, la cui moglie, che si chiama Crevulin di cognome, chi è una cugina sempre dei Ginù, è una cugina dei Ginù. E poi sappiamo che questa donna era la madre della Musmé, la madre della, sì, Musmé, viene assunta da Van Gogh proprio a luglio, verso da primi metà luglio, insomma, Van Gogh l'assume come donna delle pulizie per fare due volte alla settimana le pulizie in casa sua per un importo mensile di 20 franchi. Di 20 franchi. Ecco. Quindi si arriva da tutte queste annotazioni qui a capire che la Musmé è figlia della donna delle pulizie di Van Gogh. Sì. E però la Gabrielle Berlatier non c'entra niente. Non c'entra niente. Probabilmente parenti. Mm. Però il legame dove sta? Il legame sta che la donna delle pulizie porta lì la figlia, la Musmé, a fare questo ritratto che Van Gogh fa. E siamo alla fine di luglio. Van Gogh, mentre ritrae la ragazza, perché le pose durano anche ore e ore, eccetera, chiede informazioni, eccetera, eccetera. E viene a sapere che Gabrielle Berlatier, che lui già conosceva, era stata morsa dal cane. Da un cane. Lo viene a sapere da questa signora, la mamma, sì, della Musmé, della Musmé, che non sono probabilmente neanche parenti, però si conoscono perché la Gabrielle lavora dal loro parente Ginù, no? Quindi è tutto un discorso di questo tipo. Sì, sì, perché dico questo? Perché Van Gogh, lo stesso giorno in cui fa posare la Musmé, scrive una lettera a suo fratello Teo, sì, in cui cita per altri versi, stava parlando di Santippe, che era la moglie del Père Tanguy, che gli chiedevano
dei soldi per dei colori non pagati, invece lui diceva che gli aveva fatto dei ritratti in cambio dei colori, insomma, un casino di questo tipo, e arriva a citare a un certo punto l'Istituto Pastore e i cani rabbiosi, okay, lo stesso giorno in cui okay sta facendo il ritratto alla Musmè. Okay. Ma qualcosa nel 2016 mi aveva indotto anche in inganno, devo dire la verità, perché io ho già fatto un comunicato stampa di Anecron nel 2016. Mi ricordo, sostenevo che in base a questi ragionamenti, no, che la Musmè fosse Gabriel Berlatier, no? Perché dico, lo stesso giorno fai il ritratto a una ragazza, poi scrivi a tuo fratello che parli l'Istituto Pastore di roba, e lei la ragazza, no? Intanto che le facevi il ritratto ti aveva spiegato queste cose qui, giusto? Sì, infatti invece sono andata a vedere. È molto facile sbagliare. Eh sì, sono dei particolari importanti. Senti, io non sarò stato chiaro, Nicola. No, vabbè. L'argomento è talmente complesso, è talmente ricco di colpi di scena, di cose, sì, non è facile spiegare. Sì, infatti le cose sono tante, i nomi anche, le date, capito? Ma noi siamo abituati. Però un dato di fatto fermo è questo, che ci sono questi due ritratti che rappresentano la stessa persona. Ecco, è questo che infatti... Che si ritrova nelle due fotografie che ci sono nel documentario della BBC, sì, va bene? Sappiamo che Van Gogh va a portare un orecchio a una signorina, sì, che non fa la prostituta ma lavora dentro questo bordello, ragazza di pulizia, di sera, e nel contempo c'è Gauguin che si mette a sognarsi un ritratto di una ragazza di Arles un mese dopo quando è tornato a Parigi, cioè non sì sono cose che sì nessuno finora ha evidenziato, ecco, no? Ecco, ma che sono ecco determinanti per spostare l'ago della bilancia del motivo per cui questi due hanno litigato. Certo. Cioè, non è una cosa da non pensarci, ecco. Certo. E poi vorremmo approfondirla meglio, bisognerà magari cercare altri documenti, eccetera, eccetera, ma la strada, diciamo, fissata è giusta, la bussola da seguire è quella lì, secondo me, è Emanuele, oggi perfetto come oggi. Per venire a capo di questo... in questa vicenda che ha segnato la storia dell'arte, perché chi non ne parla, chi non la conosce, anche i bambini sì, che vivono, non so, nel deserto del Sahara, l'orecchio di Van Gogh, cioè, è vero, no? L'orecchio di Van Gogh meritava, era un argomento che meritava un approfondimento, sì, che credo abbiamo esaustivamente svolto io ed Emanuele. E poi siamo anche in attesa che altri studiosi... Sì, infatti volevo sapere, adesso siccome è appena uscito l'articolo, perché adesso sulla tua pagina Facebook, La Finestra di Van Gogh, non so se è apparso la settimana scorsa, adesso non ricordo, però sono pochi giorni, quindi sì, adesso sì, per dire che riscontro avrai è un po' presto. Ma magari approfondendo in continuazione. Esatto, no, il riscontro anche di altri giornalisti, di altri studiosi, ecco, vedere un attimo... Sì, sì. Non è facile, Nicola, ti premetto, non è facile, certo, ed è un errore tutto sommato. Dicevo ieri ad Emanuele anche, ma il Museo Van Gogh perché si comporta in un certo modo? Per esempio, la faccenda che questa signora, Bernadette Murphy, fa un libro, va bene, dove l'elemento principale è l'aver scoperto una lettera che il dottore che ha curato Van Gogh immediatamente dopo il fattaccio, va bene, scrive a Irving Stone, che sta scrivendo il romanzo famoso da cui è ricavato poi il bellissimo film, no? Sì. Lust for Life, va bene, e gli manda questo schizzo dove si dice che Van Gogh si è tagliato l'intero orecchio. Non è vero che non si è tagliato quello il lobo, eccetera. Si è tagliato l'intero, e fa anche uno schizzo proprio nella lettera. Questa è stata una scoperta notevole, di cui giustamente la signora si è giovata per avere una certa visibilità, no? Ma il museo non ha... Il museo Van Gogh, fanno vedere lei che va al museo Van Gogh, parla con un Van Tilburg e con un Meddendorf, che sono i due principali che poi abbiamo incontrato, sì, io, Emanuele, sì, sì, e tutto, sì, e si guardano tra di loro perplessi, come dire, però è vero. Ma dico, ma non siete voi che dovreste avere il compito di gestire la storia di Van Gogh? Vi fate surclassare
da studiosi dilettanti, eccetera, eccetera. Che vergogna. Questo io quante è volte una... ho proposto, io e Emanuele, quando siamo andati a parlare con loro, gli ho detto, ma perché non istituiamo una commissione di studiosi, diciamo, internazionali, che si vedono una volta al mese, una volta ogni due mesi, e mettiamo sul tavolo le scoperte, le presunte scoperte che ognuno di noi fa, se ne discute e poi, come democraticamente succede in ogni cosa, si tira fuori il meglio, si scartano le cose non vere. E la risposta? Invece loro non prendono niente, sono un muro di gomma. Io gli ho mandato anche adesso questa scoperta che ti ho fatto. Penso che mi hanno risposto. Niente, zero. Niente. Vabbè, aspettiamo. Capito? Ma si gettano la zappa sui piedi perché stanno facendo delle figure, va bene, a livello mondiale, perché si guardavano fra di loro come dire, però è vero, qui. Una signora, una studiosa dilettante, la cosa trovate ora? Cioè, non dovete mettermi in una situazione del genere, no? Lo so, però dovete sfruttare noi studiosi. Sono cose che abbiamo già detto più volte, questo comportamento che insomma non è proprio consono a quello che dovrebbe essere. È reazionario al punto tale che non avanza niente, la storia di Van Gogh è ferma. Però adesso appena ti saluto parlo di queste due mostre che sono in corso. Sì, ho sentito, sì, anche Gaudet, parlerò anche di queste due mostre, quindi lì ci sono, ecco, lì il museo c'è. Goldin sembra quasi disperato, non so se hai letto gli articoli che vengono fuori sti giorni qui, adesso dice speriamo che non mi fermano più e che posso andare avanti fino a giugno. Sì, in effetti la situazione... Perché io lo capisco, tutto sommato lo capisco, ma tu pensi avere 50-60 quadri di Van Gogh fermi per dei mesi, lontano da casa, dai musei di appartamento, un'assicurazione, cosa paghi? E poi non hai neanche un riscontro di pubblico, perché con la pandemia è tutto contingentato e quindi praticamente anche lì i biglietti saranno veramente... sono problemi. Si vantava in un articolo del giornale di Padova perché c'erano state mille prenotazioni in pochi giorni. Io mi ricordo però quando lui in un giorno riceveva 50.000 prenotazioni, prima adesso si deve accontentare di 1.000. Insomma, io sai che quasi lo vedo come un castigo divino. Cioè, voglio dire, siccome a me non mi ha mai convinto troppo Goldin, come tutti. Però il Museo Van Gogh gli dà credito, perché gli dà tutte queste opere, insomma. Quindi... pare anche che gliele lasciano fino a giugno, gliele lasciano. Quindi gliele insomma. Lasciano. Vediamo, ho capito. Però cosa ti devo dire? Ha guadagnato talmente tanto in passato sulla pelle di Van Gogh che adesso, anche se ci rimette con questa mostra, va alla pari, voglio dire. Esatto. Adesso, io a dire queste cose in radio mi prendo anche una responsabilità, ma alla fine, porco cane, c'è una certa verità in tutto quello che dico. Va bene, Antonio. È possibile che solo io sono 50 anni che lavoro su questo personaggio senza chiedere una lira a nessuno, a parte i 100 milioni che ho vinto alla sua rischia doppia, tutto, vabbè, ma quelli te li hai guadagnati. Ma me li sono sudati. Non l'ho guadagnati sulla pelle di Van Gogh, li ho guadagnati su notti insonni, su. Esatto. Scusa, io sono 50 anni che lavoro su questa persona, non ho sfruttato, non ho guadagnato una lira, per dire, no? Qui ci sono tutti questi presunti. Ma questi sono tutti laureati professori, baroni. Emanuele voleva cacciarci fuori davanti a tutti i giornalisti, i 200 giornalisti della mostra di Vicenza, c'è anche il documentario, ma io l'ho zittito davanti a tutti, ho svergognato anche tutti i giornalisti. Mi ricordo del Blitz, sì. Sì. Antonio, abbiamo parlato per quasi un'ora, fra poco finisce la trasmissione. Non mi sono neanche accorto. È quello. Però penso che alle tue spettatrici e spettatori piace questo modo mio di fare, assolutamente. Poi ecco, ripeto, sono le 5, fra un quarto d'ora chiudo, quindi praticamente hai condotto tu la trasmissione. Era un sacco di tempo che non mi chiamavi vero. No, sono contento perché mi dovevo sdebitare
nei tuoi confronti, e ti ringrazio davanti a tutto il tuo pubblico. Ma grazie a te, Antonio. Sei l'unica al mondo oggi che ci dà questa opportunità, che non è poco, devo dire, ma logicamente è una cosa bella per me. È un vantaggio, come dire, un favore reciproco che ci facciamo. Certo, no? Certo, è sempre interessante poter leggere le ricerche di una persona come te, che sono anni che si occupa di questo. Che esce un po' dai confini, diciamo, nazionali. Sì, espande un po', sì, non sì. Per merito mio, per merito di Van Gogh, per merito, certo. Perché quando si parla di Van Gogh, tu lo sai, si incendia tutto il mondo. Certo, no? È sempre il più amato al mondo, esatto. Esatto. Senti, va Antonio, bene. Ci salutiamo. Io ti auguro ogni bene, soprattutto per la salute, che finisca questa quarantena, che tu possa andare in montagna e poi ci sentiremo prossimamente per altre storie straordinarie. Va bene? Sì, senz'altro. Onestà. Ok. Grazie. Grazie a voi, grazie a te, e un caro saluto a tutti quelli che hanno avuto la pazienza, uomini e donne, di ascoltarmi. Mi approfitto per salutare anche Emanuele, sì. E ringraziarlo pubblicamente, sì. Insomma, sì. Dell'aiuto che mi sta dando in questi giorni, perché siamo lontani, è vero. Però adesso con la tecnologia, insomma, ci si avvicina molto bene. E mi è stato di molto aiuto, come io sono stato di aiuto a lui, insomma, perché alla fine io lo considero un po' un continuatore del mio lavoro, capito? Perfetto, grazie Antonio, ciao, alla prossima. Grazie a te, Nicla, tanti auguri, ciao. Antonio ciao, De Robertis, ciao. Radio R, ciao. Ciao.